Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti a questa nuova puntata. Oggi faremo delle altre giocate, spero abbastanza pazze, perché alle 9 inizierà 10 minuti di per 1000. Infatti sto registrando un pochino più tardi. Allora, andiamo a vedere le solite cose che abbiamo da vedere. Non vi fate bannare per 24 ore, ricordatevelo sempre, questa cosa è importante. Ovviamente queste sono tutte le cosine nuove. Domani Greek Treasure, quindi nuovo evento scavo. Poi abbiamo Seasonal Splendor, che è l'evento 3 giorni che c'è attualmente ancora in atto. Dovrebbe scadere domani sera o dopodomani, non mi ricordo di preciso. Sono 43 soglie con 7000 dadi alla fine. Andiamo avanti. Greek Treasure 26, ripeto, bisogna fare... In pratica non c'è la Jolly, ma c'è la bustina 5 stelle con 5.075 dadi totali all'interno, con pedina e scudo. Poi ecco qua la lista del Greek Treasure, dall'1 alla 18, con ovviamente tutti i dadi che sono stati detti prima, 5.075. Durerà dal 4.7, se sono sbagliati ragazzi, assolutamente, perché è arrivato molto più tardi, è arrivato adesso in pratica. Va bene, andiamo avanti. Sandman Competition, tornai un giorno che c'è adesso, 1000-1400 dadi, ormai li fanno tutti così, quindi 40 minuti di mega rapina alla fine per fare il push finale. Temporanei Monopoly, la roba di oggi temporanea, grande scommettitore alle 9, lo giocheremo insieme, mega rapina, boom di adesivi alle 15, torneo Jolly Volley, quindi ne faranno un altro uguale a quello precedente con lo scudo per chi non l'avesse preso, dadi gemelli alle 21, vai avanti alla grande Mordoghino. Questo era quello di prima. Ok, ieri ho fatto il torneo, ci sono riuscito ad arrivare quinto senza giocare. Dove ci siamo lasciati sono rimasto e ho preso appunto il nuovo scudo molto carino. Andiamo avanti. Tutte le persone mi hanno regalato delle carte ieri: Stefan, Rocco, Pietro, Giada, vedo qualcun altro. No, sono loro. Sono loro, guardate quante carte mi hanno mandato, un'infinità. E andiamo velocemente in gioco, perché tra pochissimo, anzi adesso, dovrebbe partire il per 1000. Siamo pronti? Siamo pronti alla mega giocata. Facciamo prima la giocata e poi facciamo tutto quello che c'è intorno. Allora, cominciamo con grande tranquillità. Sempre molto contato, sempre molto preciso. Ci andiamo molto tranquillotti, ok? Allora, da qui, sinceramente, non è che mi intriga molto, perché è un po' scomoda la posizione. Riesco a cambiare. Ok, non mi cambiava il per. Questa cosa mi stava facendo venire un attimo di paura. Ecco, cominciamo subito che gira la ruota. Quindi questi per 1000 saranno molto lenti e molto sprecati. Brigati che gira la ruota, ti prego, gioco. Ti prego. La cosa del giorno. Non ci abbiamo... Oh, belle bustine però. Questo ci piace. Giù dalla tavola, va bene. Doppioni. Sfortunatamente non ci stanno capitando le carte dorate che piacciono a noi. Ok, da qua no, perché un 9 è rischioso. Vediamo un po'. Qua ci stanno diversi cerchietti e c'è l'armor e c'è l'imprevisto. Azzardiamo? Azzardiamo la pazzia? Bru! A posto. Andato molto bene, anzi troppo bene. Troppo bene, Mordoghino. Ok, 5 trillion, vai che oggi ricostruiamo pure qualcosa. No, piccola rapina no però, dai. Piccola rapina per 1000 è cattiveria. E su. E su, diamine, vabbè, intanto sblocchiamo il torneo nuovo. Ovviamente avete visto prima la lista. Oddio, non ho fatto della lista del torneo nuovo, mi sa. Mi sa che ho jumpato qualche cosina. Per andare di corsa, perché c'avevo 10 minuti per 1000, volevo... Ah, 5 minuti, ovviamente c'è il torneo. Ale, mega, mega open, tanta roba. 20 minuti di mega rapina, speriamo di beccare qualche mega rapina fatta bene. Voilà. Voilà, tanti bei cosini. Voilà, tante bustine con tanti bei doppioni. E vabbè, un po' troppi doppioni. Si ferma più. Ok. Allora, da qua noi abbiamo tanti cerchietti, un armor, un imprevisto e una station. Potrei pure azzardare, che dite? Azzardiamo, vai. Olè, no, imprevisto. Vabbè, imprevisto stazione. Tanta roba. Tanta roba, distruzione, ecco, ora devo andare a cercare qualcuno da distruggere però. Che rottura di scatole. Allora, vediamo un po' chi c'è stato. Questo fa sprecare un sacco di tempo, sta roba. Vediamo un po' se c'è qualcuno di voi che mi ha distrutto, che c'ha qualche distruzione addosso. Guarda, vedete pure Giada. Gabriele, c'ha una distruzione, dimmi di sì. Dai, no, no.
Che spreco gigante. Pensavo che Gabriele fosse attaccabile. E invece niente, per la fretta mi sono mangiato un bel po' di punticini. Perché potevano essere 4.000 invece che 2.000. Va bene, e cominciamo a fare un po' di drop. No, non siamo in drop, siamo in up. Ok, no, siamo là. Stiamo là. Stiamo là. Allora, vediamo un po' come siamo conciati da qua. 3, 4, 5. Abbiamo un armor a corto, un cerchio, una prison che non sappiamo che dà. Un cerchio e una station. Diciamo che non mi piace, quindi evito. Evito con grande piacere, perché da station a station è raro che avvenga. Ok? Allora, qua è buono perché c'è l'armor. L'imprevisto, se sbaglio, c'è stazione. Due cerchietti, anzi, tre cerchietti. Un cerchietto lo vorremmo prendere almeno. Così andiamo avanti di display. 6 e 4, 10. Cosa? Ma quanto era lungo questo tiro? Che cosa è successo? Qualquadra che non torna. Ok. Gigantesco, 10. Io speravo in quelli corti, invece, a parte il sempre cerchietto cercavamo. Però, insomma, insomma. Ok. Allora, andiamo un po' da qui. No, posizione brutta, quindi evitiamo. Qua potremmo prendere stazione, armor, cerchio, armor. Vediamo un po', proviamo. Ok, mi è andata bene. Cerchietto, anche se volevo stazione, perché l'evento sopra ugualmente è preferibile finirlo con il tempo, anche perché domani abbiamo un'altra giocata da fame. Va bene, Splendor sta salendo alla grande, 1500 dadi, non stiamo facendo sempre tanti dadi. Siamo leggermente in drop? Leggermente, no, siamo sempre là, siamo ritornati di nuovo a paro. Un'altra volta. Che diamine. Allora, da qua abbiamo cerchietto imprevisto, cerchietto, stazione, armor, cerchietto. Vai. 6, 5, 11, armor, vabbè. Niente di pericoloso. Tanto gira la ruota a non finire. E abbiamo una quintalata. Spero non si senta il ventilatore, perché mi sa che stavolta è totalmente sparato addosso al microfono. Allora, facciamo il conteggio pure da qua. Allora, abbiamo un cerchio, una prigione, un cerchio, una stazione, un imprevisto e un armor. Diciamo che sono i papabili. Vediamo un po'. 6, 8, 9, imprevisto. Oh, questo è buono. Questo ci è piaciuto. Questo ci è piaciuto. Anche se volevo andare su stazione, però 3.000 dadi sono buoni. Andiamo in up. Ok, andiamo da qua. Stessa cosa. Abbiamo un cerchietto, un cerchietto, un cerchietto, stazione, un cerchietto. Sinceramente, mi dice discretamente bene. Proviamo. Niente probabilità. Abbiamo sprecato già 1.000 dadi di quelli guadagnati. Ottimo. Va bene. Andiamo un po' da qua. Stessa cosa. Cerchietto, cerchietto. Armor. No, un tiro molto brutto. Sinceramente, molto vuoto. Abbiamo preso anche dei punti dal cerchietto. Ok. Allora, da qui è un 3, 6, 7, 8, 9, 10. C'è niente. Possiamo pure levare. Ok, qua siamo a prenderci in giro perché qua non c'è niente. Ok. Allora, da qua io c'ho cerchietto, armor, imprevisto, cerchietto, stazione. Uno dei buoni posti, è un po'. Altro cerchietto. Allora, con i cerchietti sul terreno è la cosa più comoda, specialmente giocare a tiri alti, perché è più probabile andarci a finire sopra tra un tiro e l'altro. Ok, siamo di nuovo 159.000. Mori, scendiamo un'altra volta. Tanto il gioco è così, è una presa in giro. Abbiamo capito ormai. Allora, 1, 2, 3, cerchietto, 4, 8. No, troppo lontani. Troppo lontani. Ragazzi, che mi raccontate? Io ieri sono stato, come vi ho detto, al mare, è andato tutto bene. Allora, è un po'. Gira la ruota, c'erano ancora dei gira la ruota. Niente mele. Ok. Vediamo un po' la cassafortina. Dove ci porta. Bustina. Una buona sembra. E l'altra piccola. Vediamo un po' se ci dice bene. Ma quando mai? Ma quando mai? Ok. Vediamo un po'. Questa è una posizione buona perché ci stanno diversi cerchietti. Però. Vediamo un po'. Non mi piace. Cioè, se era un po' più indietro per stazione pure.
Ma se è così dal bordo, mi pare veramente una grande cavolata. Stessa cosa da qua perché la stazione non la prendiamo. Vabbè, 12 è grosso però di tiro, e dai. Allora, da qua uguale, no? Sia mai. Veramente scomodo. Allora, potremmo azzardare da qua perché c'è armor. Cerchietto imprevisto. Cerchietto, stazione. Proviamo. Vediamo un po' che succede. No, che schifo. Dollari, vabbè. Ci accontentiamo. Andiamo in drop. Ovviamente di 1000. Te pare. Allora, a giocare alto è così, ragazzi. Da qua è una cosa no, perché la stazione è troppo vicina e noi ci interessa più che altro la station. L'evento sopra si può fare con il tempo. Ok, vediamo un po' da qui. No, troppo lunga, bisognerebbe fare un 9. Vabbè, abbiamo fatto Prison, guarda, raddoppio. Raddoppio, oh, vabbè, raddoppio 1. Te po' non piagne, dai. Ok, di nuovo da punto sbagliato, niente. Stazione presa piena. Mannaggia, mega rapina sprecata. Odio queste cose. Per due, una bellissima mega rapina per due sprecatissima. Per fortuna era un banconote, se no mi arrabbiavo veramente tanto. Ok, vediamo un po' da qui. Qui c'è un sacco di roba. Il problema è pialla. Ci proviamo? Dai, proviamoci. Vai. 12, se ciaone, ho lisciato tutto. Imprevisto stazione però. Imprevisto stazione. Buono, però la rapina l'abbiamo già fatta. Cavolo. Cavolo cavolino di Bruxelles. Questa è una cosa veramente brutta, anche perché dobbiamo perdere tempo a trovare chi attaccare. Allora, proviamo ad andare da Giada. Ah, a parte che ci dovrebbe essere ancora qualche attacco su Fascinating. Io sono pirla, mi sa che ci sta ancora. Porca miseria, se non l'hanno buttato giù, abbiamo gli attacchi su Fascinating da tirare, regà. Tanta roba, oh. E stiamo a scherzare. Sempre carica. Ci dà il tempo di giocare. Ok, sì, Fascinating c'ha due attacchi. Ma ha ricaricato? Ha ricaricato, regà. Mi sa che sto Fascinating non è. È un secondo account di qualcuno. Mi sa. Comincio a pensare. Ok. Bene, abbiamo ripreso qualcosa. Mi sa che stiamo andando in drop in realtà. 40 minuti di mega rapina adesso. In questa maniera molto schiva. Vabbè, dorata che non è ovviamente buona, te pare. Allora, proseguiamo il giro. Vediamo un po' da qua che ci abbiamo. Ok, un cerchietto, un imprevisto, un cerchietto, una station. Secondo me possiamo rischiarcela. Ok, 6. Va bene, 2000 punti per splendori stagionali. Ok. Tanta roba. E ci siamo, proseguiamo. Vediamo un po' dove andiamo a finire. Allora, da qua diciamo che la cosa brutta è che siamo troppo vicino a stazione e andiamo su Prison e non ci interessa. Ok, da qua la stazione è molto vicina perché 3, 6, 7, 8, 9, 10. Diciamo che ci stiamo. Proviamo. Molto rischius. Da un po'. Armor, va bene, ci è andata deluso, però ovviamente non siamo andati su Stash. Mannaggia, mannaggina. Ok. Oh, bustina. Bustinina, buona. Vediamo un po' se c'è da roba. Niente. Sempre doppioni tristi. Ormai abbiamo preso il callo. Allora, da qua sarebbe 3, 6, 7, 8. Possiamo provare a vedere se ci arriviamo. Che è? Ho fatto. No, 9. Vabbè, armor. Almeno è armor. Allora, da qua no, perché dovrei fare 8. Da qua no, perché dovrei fare un 4 o un 5. Ok. Potremmo azzardare da qua? Però siamo troppo vicino a station. Non è il caso. Qua sarebbe bene se arriviamo a 8. Perché comunque ci abbiamo due armor. Imprevisto, cerchietto, stazione armor. Quindi male che va, un armor la pigliamo. È un po'. E niente, cerchietto. Ok, però è buono perché comunque ci fa salire splendori stagionali. Bustina viola! Bustina viola! Vabbè, tiro perfetto. Roba per voi perché tanto me l'avete chiesto negli scambi, se non erro. Beva, beva. Ok, proseguiamo. Allora, da qua ovviamente non è buono perché è un punto morto, quindi salt. No, dai, 5-5 è cattiveria. A fianco a stazione di nuovo. Eh sì, a fianco a stazione di nuovo. Qua ci sono tanti cerchietti. Per prendere i cerchietti dovremmo fare o 5 o 7 o 9.
Se no prendiamo la botta nel naso. Ok, 7, benissimo, benissimo, si sale. Vai così. Il problema è che siamo saliti quello sopra e non del torneo, che siamo 31esimi. Non perdi niente. Sono rimasti 2 minuti, ragazzi, sono rimasti veramente poco. Allora, qua ci stanno un sacco di cerchietti, proviamo. Imprevisto, mannaggia, imprevisto, dollari. Ok. E siamo andati in drop, palesemente in drop, per giocare a per 1000, avete visto? Avete visto? La giocata a per 1000 dove ci porta? Lo so che a voi vi piace, però dopo un po' a me mi rovina. Ok, proseguiamo. Facciamo da qua, no. Che ci vorrebbe un 5, è quasi impossibile. Già un 6 è più fattibile. No. Ok. Qua ugualmente si potrebbe fare, ma no. Vabbè, così è ancora peggio. Ciaone. Cioè, invece di mettermi in posizione, mi mette lontano un miglio. Potrei arrivarci, però non c'è una protezione. In pratica rischiamo e basta. Ok, ho preso parte brutta. Allora, qua abbiamo due armor imprevisto. Qua c'è un sacco di armor. Qui lo posso tirare solo per la quantità di armor che ci sono. Oh madonna, cavolo. Niente, 155.000. Ci siamo rovinati. Ai ai ai. E mo è un problema. Come la risolvemo? Bella domanda. No, da qua no. Niente di fatto. È un grosso problema. Ok. Niente. Posizione che poteva essere quasi buona, o invece era buona. Per romperla. Pure rapina in banca. E niente, ci sta andando un po' male adesso. Abbiamo iniziato tanto belli sparati e mo stiamo a crollare. Ai ai ai. E manca poco alla fine dei per 1000. Quindi sarà un bel problema. 23 secondi. Non lo so, prova a tirare. C'ho 23 secondi, ultimo per 1000. Oh, ok. Che abbiamo preso? Cerchietto, va bene. Proviamo a tirarne un altro. Non lo so, vai. Oddio, lag! Lag! Stazione. Ok, buono, buono, buono. Oh, mega rapina! Quella di prima era rapina normale. Questa è mega rapina. Vai, per due. Prendila, ti prego. Prendila. No, anelli. Vabbè, sempre buono. Sempre 4 trillion sono, Quindi la roba ce l'abbiamo per salire oggi. Posso fare qualche altro tabellone. Però ho fatto diversi drop. Mamma mia. Siamo a 153.000. Va bene. E però 2004 ci riportano un po' up. Ritorniamo pari. Giocata pari, ragazzi, giocata pari. È andata liscio. Allora, andiamo intanto a aprirci Cassa Community. Adesso che abbiamo fatto il tutto. Ok, con grande tranquillità. Poi dopo andiamo a fare anche qualche altro tiro. Però intanto ci leviamo la roba, visto che mo non abbiamo la fretta del per 1000. Ok, vediamo un po'. Qualche bonus amico ci sta, eccolo qui. Vai così. Bonus amico. Vediamo un po'. Dadi. Quindi due bonus amici e un dado. Ok, vediamo un po' se la cassa community ci dà felicità. Ci credo relativamente poco. Nulla di fatto. Per 10, liscio. Liscio come l'olio. Ragazzi, che mi raccontate? Mi dite qualcosa di voi? Mi dite, domani c'è l'evento Greek. Sì, ve lo ricordo perché me l'avete detto pure voi nei commenti. Andiamoci a prendere pure la roba gratis. La roba gratis, che ci piace tanto, la roba gratis. Ok, gratuito. Non ci dispiace per niente la roba gratis. Vai, dadi e bustinina. Ovviamente adesso giocando ancora qualche tiro andremo in drop di un pochino, ragazzi. Già ci siamo leggermente. Però adesso costruiamo un po' prima di andare avanti. Così ci leviamo pure i tabellun. Olè. Migliore edificio. Li dice uno e noi possiamo migliorarne veramente tanti. Allora, costruzione. Voglio farmi il calcolo prima di sbagliare. Dov'è costruzione? Eccolo qua. 47,8 per 112. Me lo faccio un attimo, 47,8 per 112. 5 trillion ci vogliono per fare un tabellone adesso. Va bene, non è pesante, si può gestire. Quindi, abbiamo 14 trillion. Almeno un tabellone se fa. In realtà se ne possono fare due. E 6, 12. Ipoteticamente dovrei riuscire a fare due tabelloni oggi. Ipoteticamente. Mo' vediamo. Voilà.
Facci sognare, tabellone completato. Niente male per niente. La terra dei sogni. Ok. Vediamo un po' se magari con noi gira la ruota non ce l'abbiamo. Perché abbiamo già fatti troppi, quindi già è sparito in pratica il gira la ruota. Però dovremmo fare forse un tabellone di quelli con ovviamente 9 trillion. Noi abbiamo detto che ne abbiamo usati 4. E allora sì, ya, famo a fare un altro tabellone. Ok. Ci sta. Scusate se oggi sembra un po' più stanco e più smorto, ma comunque ieri mi sono stancato abbastanza. Ok. Vai, altro tabellone portato a casa. Mi sa che il prossimo non lo porto, perché se era 9k e adesso siamo a 3k e 7, mi sa che quei 3k vanno buttati nel nulla, per non lasciare costruzioni sul terreno. Ok. Sydney. Non mi ricordo se questo tabellone l'ho già visto. 200 dati. Quindi abbiamo recuperato 400 dadini. Tanto carini. Sopra ci abbiamo 2500 da PA, eh. Ma aspetta, ma il torneo prima l'abbiamo completato, prima con la mega rapina. Non ho capito. Yeah, il torneo è completato. Ok. Allora posso andare in positivo. Vediamo un po' se riusciamo ad andare in positivo. Beh, sicuramente qualche giro ci passerà sul cerchietto, che dite? Quindi dobbiamo pensare a cerchietti e non a stazioni questi ultimi giri. Intanto qua che è? Ah, devo passare almeno una volta, due volte su imprevisto. Paone. Allora, non dobbiamo pensare a stazione ma a cerchietti. Quindi va bene pure questa riposizione a percento. Vediamo un po'. 3, 1, 4, ovviamente tasse. E pare. Qua invece no, non è una buona posizione. Poi i cerchietti a distanza. Qua c'è un cerchietto solo, quindi no. Di qua ci stanno i cerchietti, ma giù in fondo, quindi dobbiamo avvicinarci. Già così è fattibile. Dai. Percento da qua. Vai, Bryson. No, niente. Vuoto. Cerchietti stanno molto lontano. Oh, mazza, tiro lontano. Ho lisciato tutti i cerchietti, tutti. Cioè, se non volevo impegnarmi a lisciarli, li ho lisciati tutti. Mo però mi sta da urto, eh. Dai, che ci abbiamo 2000 da recuperare. In pratica ho utilizzato i 400 che abbiamo ripreso prima. Ok, una station sprecata, ma non ce ne frega niente, perché lì non c'è scudo, non c'è nulla. Quindi arrivare tra i primi è uno spreco di dati. Ok. 3 millions per noi. Allora, cerchietti a percento, vediamo un po'. Posizione va bene. 6, 1, 7, vai cerchietto, olè. Mancano 80 punticini. Proprio il nulla. Qua ci stanno dei cerchietti, eh. 1, 2 preso. Splendori stagionali. Ok, 2500 dati portati. E poi ci stanno i dollari tristi. E tanto mori, andiamo a paro. Perché ovviamente facendoci altra giocata, se non andiamo bene sui cerchietti, andremo a paro. Ecco, bello il cerchietto 3, mi è piaciuto. Devo dire che mi è piaciuto tanto il cerchietto. Vabbè, 11 mi pare un po' eccessivo. Ok. E mo ritorneremo almeno a 157.000, dai. Ok, una bella Bryson, dai, raddoppino, 4, doppio 4, siamo a 400 in più. Bene, allora, posizione no, 617, liscio, cerchietto, là c'è quel cerchietto che ci chiama, cerchiamo di accorciare i tempi sopra adesso, visto che abbiamo fatto tutta station, cerchiamo di accorciare su, per ovvie motivazioni. Oh vabbè, tutti armor, io voglio i cerchietti, grazie. 516, no? Là no, perché vado più a finire più su stazione che su cerchietti. Qua un cerchietto c'è, ma rischio di fare la stessa cosa su station. Vediamo un po'. 5-5-10, imprevisto. No, liscio. Andiamo qua. 3-1-4, la tristezza cosmica. Ok, qua ci sono tanti cerchi. Via il cerchio, preso. Ok, no, da qui no. Ormai il gioco progressivo è fatto bene, così almeno siete tutti contenti. Almeno facciamo di nuovo le giocate fatte più serie. Olè, cerchietto troppo lontano, ovviamente, da quella posizione. Qua ce ne stanno tanti. Percento. Ok, liscio a tutti i cerchietti. Figura 6, cerchietto. Bello, preso. Allora, qua c'è il rischio di prendere stazione. Vediamo un po'. No, abbiamo preso cerchietto, buono. Ale, 3-1-4. No, qua ci stanno tantissimi armor. Cioè, 3 armor su una linea sola, non so se ve ne siete accorti. 3 armor lì. Questo è un po' sprecato. Qua ci stanno una maria di cerchietti. Sono andati tutti in basso a destra. 4-4-8, cerchietto. Preso.
Ok, là ci stanno altri 1000 dadi. Cerchiamo di accorciare i tempi sull'evento sopra. Così oggi pomeriggio gioco leggermente di meno e sto più leggero pure di capoggia. Allora, qua c'è un altro cerchietto, vai. Ok, niente. Siamo a 157.000, ragazzi. Devo avere fortuna con i cerchi. Devo trovare le posizioni corrette. Ah, che spreco enorme. Poteva essere 300 dadi quella roba là. Ok, ritorniamo in alto a destra. Una bella station di cui non abbiamo interesse, perché ormai è finito il Torneus. Sempre se riusciamo a distruggere a qualcuno. Comunque, ragazzi, ma di chi è quell'account Fascinating? Visto che voi mi seguite, sicuramente è di qualcuno di voi. Me lo dite? Me lo dite? Così almeno sono sicuro che è un account fatto apposta per voi. È tipo quelli lì che utilizzate per fare gli attacchi. Perché io ce l'ho tra gli amici, ma come tanti Flawless e simili, sono nomi che non, che per me o sono nuovi, 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 ecco, 10 sprecatissimo, oppure sono account appositi. Mega rapina, guarda, ma è mega rapina, guardala per uno, mannaggia la miseria. Oh, per 1000 mica ci è capitata la mega rapina comunque, in quei 15 minuti di per 1000. È capitato un tre cerchietti, la tristezza cosmica. Tre cerchietti, scusate, tre monete, ormai vedo i cerchietti dappertutto, sto diventando scemo con questi cosi sul tabellone. 6 e 4, niente, vuoto cosmico. 6 e 3, vuoto cosmico di 1. Diamante. Sto cominciando a ritornare a paro, ragazzi, ritorniamo a paro. Sa di sì. Almeno non mi fermo un po' prima, però io i cerchietti tanto li devo fare. Quindi tanto vale continuare fino a che abbiamo il tempo materiale. Voilà, ok. Qualcuno mi ha fatto uno scambio adesivi, visto che però non ho adesivi utili. Cioè, che non ho adesivi utili da ricevere, gli scambi non li accetto, così lo sapete. Allora, i cerchietti si sono messi tutti da sto lato. Vediamo un po' se riusciamo a prendere un cerchietto. Dai, che là ci stanno dei bei 1000. Ok, armor, però niente cerchietto, scommetto, no. Va bene, 617. Là ci sono due cerchietti alla fine. Che fai in te i pigli? Dai, due no però. Cattiveria. Ok. 6 e 3, armor. Cerchietto da qua. 6 e 6, 12, nessun cerchietto perché lì c'è il vuoto cosmico. Io ho cercato di non tirare là proprio perché c'era il vuoto cosmico. Lui mi fa 12. Qua ci sono ben tre cerchietti. Il primo è impossibile, però quello lo possiamo prendere. Niente, probabilità. Sono sparsi i cerchietti. Questa cosa mi dà urto. Sono sparsi tutti i cerchietti. Non ne prenderò più uno, raga, non ne prenderò più uno. Stiamo ritornando a paro. Mo' ritorniamo a paro e mi fermo. No, no. Oh, 12. Niente, armor, te pare. Tiro corto adesso, bello cerchietto. Qua mi sa che andiamo a finire su stazione. E invece no, liscio tutto, pure i cerchietti. Ok, altro cerchietto per noi. Olè, stiamo ritornando a paro, ragazzi, ve l'avevo detto. Tanto Monopoli funziona così. Potete giocare bene quanto vi pare. Cercherà sempre di trovare il modo di mandarvi a paro. O a drop, ovviamente. 5, 6, 7, cerchietto. Oh, bello. Bello, bello. Andiamo avanti. Vediamo un po' se riusciamo a prenderci qualcosa prima della fine. Anche se non penso, mancano ancora troppi giri. E la fine è quasi vicina. Per 100 da qua. Stazione. No, ok. Vediamo un po'. Qua ci sono dei cerchietti a corto. Vabbè, un'altra volta 12 però. Vabbè, però è andato su cerchietto, quindi non mi devo manco lamentare. Da qua potrei prendere stazione per sbaglio, invece. Assolutamente. Qua ci stanno diverse cosine in mezzo. Abbiamo preso il cerchietto. Benissimo. Una volta che ho tirato a sbuffo con la paura di non prendere niente, invece abbiamo preso. Vai! 6 e 5, forse Bryson, sì. Ah, Bryson, raddoppia, raddoppia, raddoppia. Raddoppia adesso. 300 doppio, quindi ritorniamo a 155.008. Se facciamo questi dadi qua sopra, dovremmo ritornare di nuovo a paro. Dai, però no, questa è cattiveria. Ok, questa è cattiveria di nuovo. Niente, il gioco ha capito che volevo tornare a paro e mi sta punendo in maniera greve. Olè. Allora, da qua prendo station 100-100, non è vero, ho fatto un 3 cortissimo. Qua ci sono dei cerchietti. Prendi cerchietto, niente. Prendi cerchietto, adesso. Adesso niente, station. E niente, ragazzi, sono passati 29 minuti, 30 minuti, quindi ci stoppiamo. Così facciamo una bella puntata pulita. Ci
e andiamo a fare i regali per voi, anche perché devo spiegare ogni volta ovviamente a chi regalare. Allora, intanto, se distruzione ci dà una mano, grazie. Andiamo da Fascinating. Andiamo un po' Fascinating. Fascinating Mule. Ok. Ce la faremo? Fare questa distractions? Va bene, tutto il casino che ho fatto oggi e siamo andati a paro, cioè. A paro! Ok. Distruzione portata a casa. Costruzioni le abbiamo fatte. Tutte le costruzioni possibili le abbiamo fatte. Quindi devo dire che siamo andati discretamente. Non mi posso lamentare. Qua c'è sta ancora questo che lo dovrei completare. Penso che lo completerò off camera. Vabbè, una grande cavolata completarlo. Ritiro la roba da Fabio. Da Fabion. Guardate quante richieste mi mandate, ragazzi. Non le prendo le richieste dirette. Ancora non ve imparate. Niente, mica mi seguono sul canale questi furboni, eh. Allora, ragazzi, per avere le carte regalo da me, link in descrizione con scritto gioca con me. Semplicissimo. Ci cliccate sopra, vi apre il gioco. Se non vi apre il gioco, apritelo prima, lo mettete in background e cliccate il link. In questa maniera vi porta su Monopoly. Vi aggiunge ai miei amici se avete il bug dell'amicizia. Ok, se avete bug d'amicizia e me ne accorgo ve lo dico nei commenti. Quindi una volta ogni tanto levatevi e rimettetevi. Ok, per avere le carte regalate da me, commento qua sotto, sotto a questo video, quindi sotto ogni ultimo video, con la lista delle carte che vi servono dettagliata, quindi 713, 714, 716, 720 e tutto il resto. Nome in gioco, immagine profilo, così almeno riesco a trovarvi più facilmente. Ovviamente, se avete un nome particolare, non serve l'immagine profilo. Se avete un nome comune come Francesco, Giacomo, Andrea, ce n'ho talmente tanti che se non mi date l'immagine profilo non ve trovo. Quindi mi raccomando, mettete anche carte che non avete, non è un problema. Cioè, scusate, che non ho, non è un problema. Al massimo, se mi capitano nell'off camera, ve la mando. E questa è la situazione di oggi. Andiamo a fare i regali. La prima carta di oggi va a Carmela, una carta 5 stelle che abbiamo trovato oggi. Vai Carmela, tutta tua, tiro perfetto. Seconda carta di oggi va ad Omar, che gli serve una carta del set 12 che la mandiamo immediatamente al centro della scena. Oggi mandiamo un'altra bella carta 5 stelle, la mandiamo a Samuele, che mi sa è la prima volta che mi manda una carta. Dovrebbe essere questa l'immagine, con il cane sul prato a fianco, dovresti essere tu. Sì, perfetto, eccoti, ti mando la carta, vai, tutta tua, giù dalla tavola. E alla fine, a forza di cercare nella lista persone a cui mandare le carte, mi hai ritorcato di nuovo concetto, perché non ho trovato carte da mandare, mi hai chiesto delle carte ovviamente che non ho, come vi dico sempre io. Quindi vai concetto, prenditi questa carta e con questa è l'ultima di oggi, compagni eleganti. Va bene ragazzi, questa è la situazione, abbiamo fatto una giocata che pensavo fosse a pari, invece è andata leggermente in drop. Però dovrei recuperare appunto 1000 dadini da splendori stagionali, quindi ritorniamo precisamente a 156.000, come abbiamo iniziato. È stato un up e un crollo totale, quindi siamo a paro nonostante la giocata per 1000. Però intanto abbiamo portato avanti splendori stagionali, abbiamo fatto un sacco di bustine, abbiamo avuto la speranza di trovare le carte mancanti. Abbiamo già finito il torneo, quello di un giorno, quindi non devo stare a pensarci oggi. Il primo è Massimiliano con 89.000, come hai fatto? Ti sei giocato il per 1000, di la verità, eh? E niente ragazzi, questa è la puntata di oggi, arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.